Come sempre, dopo Netflix e Prime Video è arrivato il momento di Disney Plus, che ci regala un luglio tutto VIP con tante cose interessanti e attese da vedere, ma con un piccolo sovrapprezzo. Andiamo a scoprire quali sono. Penso che abbiate già avuto a che fare con gli accessi VIP di Disney, ma magari una breve spiegazione è necessaria. Se siete già saputi, però saltate direttamente al prossimo blocco. Questo mese ci saranno diverse uscite in contemporanea col cinema, quindi il mercoledì si potrà già andare in sala a vedere il film, mentre dal venerdì sarà disponibile anche in streaming ai soliti 22 euro. Il pagamento sarà automatico sulla carta di credito che avete registrato nell'app una volta accettato di avviare la visione. State tranquilli che ci sono diverse schermate che vi chiariscono che pagherete per la visione. Io personalmente queste uscite di luglio andrò anche a vederle al cinema, perché devo togliermi Creators the Past come ultima visione in sala, un'onta che mi ha agitato in tutti questi mesi di lockdown. Inizio subito con la prima uscita VIP del mese, ovviamente Black Widow, con la nostra Scarlett Johansson che per l'ultima volta, almeno così ha dichiarato per ora, impersonerà la nostra Natasha Romanoff dell'universo Marvel. Il film riprende al termine del film Captain American Civil War, quindi il blip ancora non c'è stato e il gruppo è ancora bello provato dalla lotta tra Captain America e Iron Man. Ritorniamo praticamente al 2016, ben 5 anni fa, dove Vedova Nera si ritrova sola e con la necessità di affrontare nuovamente il suo passato per poter continuare a nascondersi. Ovviamente questo ci porterà a conoscere meglio un personaggio complesso come quello di Natasha, che fino ad ora è stato solo un ottimo sidekick. Ovviamente non sarà tutto incentrato sul suo passato, infatti si troverà, da buon Avengers, a dover affrontare la nascita di una nuova minaccia. Curiosità, già nel 2004 la Lionsgate aveva pensato ad un film su questo personaggio. Non se ne fece nulla, vedremo se questo sarà all'altezza o verrà presto dimenticato. Adesso ci togliamo il dente e parliamo subito del secondo film VIP del mese, Jungle Cruise, un film con l'attore più pagato e presente in più pellicole ogni anno, Dwayne Johnson, a cui si affianca Emily Blunt. La trama di questo film è tratta dalle famose attrazioni dei parchi divertimento della casa di Topolino. Personalmente non so che aspettarmi e dal trailer immagino sarà una serie di eventi sempre più adrenalinici collegati ad un po' di lore. Nello specifico, Frank porta sul suo battello la scienziata Lily alla ricerca dell'albero della vita nel cuore dell'Amazzonia. Spero sinceramente che il taglio sia fracassone e che non ci si prendano troppo sul serio, così da diventare un classico film scaccia pensieri da godersi con amici, magari a casa. L'acquisizione di Fox porta qualche novità di qualche anno fa. In questo caso, La Guerra dei Mondi è una serie del 2019 già uscita a suo tempo su Sky. Ancora in produzione per la terza stagione, si tratta di una rielaborazione del classico di Herbert George Wells. Io non l'ho proprio vista, ma non è che ne parlino come un capolavoro, ma nemmeno, e per fortuna, come una ciofeca. Sicuramente proverò le prime puntate, perché questa fantascienza in cui alieni possono arrivare per sterminarci è così realistica ai giorni nostri che non ci dormo la notte. Ma avete sentito di quanti documenti su UFO desecretati negli USA? Ormai la fine è vicina! Ora vi parlo di una specie di reality misto a documentario, gara al centro della Terra. Ok, ok, non spaventatevi, non è un tentativo di seguire le orme di Verne o peggio quelle di The Core, ma semplicemente gli organizzatori si sono dimenticati del tutto della geodetica. Magari sono terrapiattisti e hanno segnato un punto su di un'isola in mezzo all'oceano come il centro della Terra. Quattro squadre messe agli opposti dovranno raggiungerla per primi con in ballo $500,000. Diciamo che è un modo per spettacolarizzare un documentario e per farlo vedere a chi proprio non ci pensa a godersi il format alla Folco Quilici, per esempio. Un bel tentativo, ma povero di sostanza. Peccato. Finalmente arriva un film del 2019 che aspettavo di rivedere ancora una volta. Alita, Angelo della Battaglia, lo vidi la prima volta col mio amico e collega cinese in un IMAX di Changsha. Un'esperienza che sono incredibilmente contento di aver fatto,
Ovviamente l'ho visto in inglese coi sottotitoli in cinese. Alita è un robot umanoide caduto dalla città volante e rimesso assieme da un noto scienziato. La ragazza è un pezzo raro e ben presto tutti le daranno la caccia. Un film che consiglio perché è molto sottovalutato sia da critica che pubblico, ma che si rivela con un potenziale non da poco. Forse troppo costoso per un sequel, ma che comunque meriterebbe. Spero che lo guardiate in massa nella speranza che le voci di un seguito diventino reali. In contemporanea col proseguo della serie, Loki arriva pure il suo dietro le quinte in Marvel Assembled. Non sono troppo amante di questi dietro le quinte, ma dopo aver visto quello di Mandalorian, penso che per i fan più sfegatati sia vera manna. Dopo i primi 3 episodi usciti al momento dell'uscita di questo video, la serie Loki si sta rivelando una vera bellezza, sia visiva che per la trama, e con 2 attori come Tom Hiddleston e Owen Wilson che sembrano veramente in palla in questa performance. Un risultato nettamente superiore a quello di Piccione e Ghiacciolino, ma non ci voleva molto in effetti. Insomma, questo making of potrebbe valere una guardatina. Purtroppo luglio sarà un mese impegnativo per me, non a caso il 15 inizierà la Eurocon e devo preparare 2 miei interventi e magari qualche live da là. Voi però continuate a mettermi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Soprattutto datemi qualche dritta su cosa vi interessa nei commenti o tramite i miei social. Io intanto non mi sono dimenticato della vostra richiesta di una selezione di bei trash per quest'estate. Abbiate pazienza, al prossimo video. Ciao!